Buonasera a tutti. Come sapete, nelle nostre trasmissioni trattiamo vari argomenti, cerchiamo di informare i cittadini su alcuni servizi che si svolgono nella nostra città, ma in tutta la Sicilia. Ecco perché oggi abbiamo in studio il responsabile della centrale operativa del 118 e con loro parleremo di questa associazione, che è il 118, come opera a Palermo da quando è stata costituita, appunto per informare i cittadini su quelli che sono questi servizi offerti dal 118. Io vi presento gli ospiti che sono stasera qui con me. Cominciamo dalla mia destra, c'è il dottore Fabio Genco, che è il responsabile della centrale operativa del 118. Se sbaglio qualche titolo, eventualmente mi potete correggere. Poi abbiamo il direttore, che è Gaetano Marchese, e Sergio Spitaleri, che è il coordinatore infermieristico sempre della centrale del 118. Io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti stasera e volevo cominciare a chiedere proprio al dottore Marchese di parlarci del 118. Che cos'è il 118, a cui noi spesso ricorriamo in momenti di necessità e di bisogno, ma di cui non conosciamo realmente la struttura, l'organizzazione e i servizi che ci rende, diciamo, in toto. Ecco, questa è l'occasione per capirne di più questa sera. Ecco, dottore Marchese. Buonasera, 118 diciamo che nasce nel 1992 per un decreto del presidente Cossiga in Italia. In Sicilia dobbiamo aspettare l'agosto del 1997. Che cosa è il 118? La nostra sigla è SUES. SUES significa Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria. Noi in sintesi dovremmo occuparci di prendere un paziente in codice giallo-rosso, cioè con una patologia di una certa gravità, e portarlo dal luogo in cui sta male, quindi che può essere la casa, la strada, la fabbrica, dal luogo in cui si trova all'ospedale. Un tempo all'ospedale più vicino, adesso all'ospedale con l'indicazione specialistica pertinente alla patologia del paziente stesso. Ecco, come avviene? Chiariamo un pochettino. Intanto prima vorrei chiarire questa differenza fra SEUS, prima c'erano varie sigle, la gente si poteva confondere. Ecco, se possiamo chiarire meglio di queste sigle di cui abbiamo parlato, il significato di queste sigle di cui abbiamo parlato. Sì, Sì, il dottore Regge. dobbiamo dire che, come diceva il nostro direttore, il SUES è la società servizi di urgenza emergenza sanitari, e sono quelli che, cioè, siamo noi che gestiamo quello che è tutti i servizi di emergenza urgenza, a differenza della SEUS, che è stata istituita da circa 2 anni, che si occupa del personale autisti soccorritori che sono sui mezzi del 118 e sulla parte, diciamo, strutturale delle ambulanze, anche delle Ma motodacque che ci sono state. tra le due società c'è una certa collaborazione oppure ciascuno opera per Sì, conto certo, no, il proprio? SEUS fa dei servizi per conto nostro, per conto dell'assessorato, una società, anche se a capitale pubblico, istituita dall'assessorato alla salute, ma diciamo che svolgono dei servizi per conto nostro. Ecco, ancora diversa dalla Croce Rossa che svolgeva prima il servizio con l'ambulanza, no? Nel Ecco. 1997 noi siamo partiti con la Croce Rossa, Croce Rossa che poi diventa SISE e che poi viene trasformata in SEUS. Io vorrei precisare una cosa. SEUS offre servizi. Il SUES 118 invece è il Sistema Sanitario Nazionale. Cioè, la gente un pochettino si confonde No, con queste e sigle, allora, ma diciamo così. io mi chiedo, no, ma non sarebbe opportuno riunire tutti in un'unica struttura e far sì che ci fosse Sì. un coordinamento generale per essere molto più efficienti? Non so. In effetti c'è questo, cioè la gestione dell'urgenza e emergenza viene gestita dalla centrale operativa 118.
la SEUS è come se fosse un fornitore. Cioè praticamente la SEUS fornisce alle quattro centrali operative siciliane i mezzi, con dentro i mezzi due autisti soccorritori. Questa è la SEUS, quindi fornitore di servizi. L'altro personale invece lo fornite voi. Il personale medico e infermieristico sanitario viene preso dalle quattro centrali operative e può essere o personale dedicato o personale che viene a lavorare in incentivazione. Ecco, facciamo parlare su questo argomento Sergio Spitaleri, che è il coordinatore degli infermieri, coordinatore infermieristico, e quindi è a contatto diretto con il personale. D'altronde anche voi due, però lui forse ha una diciamo, visione più diretta del problema. Sì, allora a bordo dei mezzi nel nostro bacino di Palermo-Trapani operano degli infermieri in regime di incentivazione, quindi infermieri già dipendenti dei vari ospedali. Che significa il regime? Cerchiamo di essere più chiari, perché sì, la gente potrebbe non capire sì, alcuni termini tecnici. Sono degli infermieri che già hanno un impiego, lavorano in ospedale e poi offrono la loro disponibilità per poter effettuare dei servizi fuori dal normale orario di servizio, quindi a bordo quindi dei mezzi. Quindi sono dei volontari, anche se poi vengono retribuiti, esatto, con un sistema di incentivazione. Sì, sì, esattamente, esattamente. Quindi loro operano su 25 ambulanze più 3 elicotteri. Parliamo di Palermo e Trapani. Palermo-Trapani, sì, il bacino nostro è Palermo-Trapani. Quattro centrali abbiamo sì, in Sicilia. Sì. Noi interessa questo bacino. Questo bacino si occupa delle province di Palermo e Trapani più alcune isole minori. Questi 25 mezzi, queste ambulanze, sì, oltre l'elicottero, abbiamo detto altre cose, sì, cioè questi sono sufficienti per assicurare un servizio? Ma, appunto, sì, sono stati fatti degli studi epidemiologici, per cui in base a questi studi epidemiologici si è pensato di istituire a bordo di alcuni mezzi la presenza dell'infermiere professionale. In alcuni mezzi opera insieme al medico, in altri pochissimi opera da solo con gli autisti soccorritori. E perché opera da solo? Qual è il motivo? Perché dipende appunto dalla zona in cui l'ambulanza e il mezzo opera, e quindi dalla possibilità di dialogare, diciamo così, di lavorare insieme all'arrivo di altri mezzi col medico a bordo, o per esempio laddove ci sono dei mezzi molto vicini all'ospedale, soprattutto in città, ecco lì si è visto che può bastare su alcuni mezzi la presenza del solo infermiere, perché in quanto sanitario, grazie alla centrale operativa, al medico che opera all'interno della centrale operativa, l'infermiere compie degli atti medici delegati, quindi può praticare delle terapie e ecco, quindi dare un'assistenza sanitaria diciamo al paziente. Diciamo qualche cosa sulle ambulanze. Dobbiamo immediatamente dire che non sono le vecchie ambulanze, ormai sono delle ambulanze attrezzate di tutto, che dove realmente si può dare soccorso all'ammalato. Ecco, sì, il concetto mi pare è quello di dare immediatamente un aiuto a chi ha di bisogno. È l'ospedale, cioè, che si trasferisce sì, sulla strada, in ecco, pratica, tutti volete i mezzi. Intervenire, non c'è bisogno. Sì, sì, il direttore. Quindi facciamo un quadro. Sì. Il bacino Palermo-Trapani ha una densità di popolazione di tra 1.700.000 a 2 milioni nel periodo estivo. Le ambulanze non sono poche. No, aspetti un attimo. Il dottore Spitaleri diceva 25 ambulanze medicalizzate, ecco, che poi in tutto il bacino Palermo-Trapani diventano 31. Quindi se parliamo delle due province Palermo-Trapani, noi abbiamo 31 mezzi medicalizzati. Il totale dei mezzi però è 89 per decreto assessoriale. Quindi noi abbiamo 89 ambulanze su un territorio di 7.500 km quadrati, con una densità di popolazione che varia tra 1.700.000 e 2 milioni di abitanti. Poi abbiamo tre basi di elisoccorso, una si trova a Palermo, una si trova a Pantelleria e l'altra si trova a Lampedusa. Questo lo voglio aggiungere perché noi, oltre a coprire le due province Palermo-Trapani, gestiamo la urgenza-emergenza in sette isole, che sono Ustica, che Legadi, quindi Marettimo, Favignana e Levanzo, Pantelleria, Linosa e Lampedusa. Cioè, io confesso che mi sto preoccupando, perché, ma non per diciamo, la struttura, cioè perché capisco che il vostro compito è realmente sì, un compito abbastanza difficile, perché tenere i collegamenti con tutte queste sì, zone sì, sparse della Sicilia, soprattutto con le isole, diventa diciamo, un'opera particolarmente complicata.
Ma per capire, ecco, come si riesce a tenere i contatti con tutti, cioè qual è l'organizzazione Il appunto? cuore, È il il cuore, cuore è la centrale operativa. ed è Sì, responsabile, sì. Fabio Genco. Sì, diciamo che quest'anno Cioè come abbiamo, funziona? sì, Facciamo capire abbiamo alle persone. chiuso l'anno con 115.000 interventi nei 12 mesi, quindi una media di 10.000 interventi al mese, una media di 300 interventi al giorno che vengono effettuati dai nostri mezzi su tutto il territorio Palermo-Trapani. La centrale operativa è organizzata con degli infermieri specializzati che lavorano in regime di istituto, cioè sono dei dipendenti del Civico e sono dedicati al lavoro proprio in E centrale diciamo dove operativa. la sede è La proprio sede è all'interno. all'interno dell'Arnas Civico e loro sono distribuiti in sei postazioni. Abbiamo sei postazioni di giorno e quattro di notte, dove ci sono sei infermieri specializzati che rispondono alla chiamata dell'utente che chiama per aiuto, per il nostro intervento e fa un primo triage. Primo triage che in base alle domande che vengono effettuate dall'infermiere specializzato, si assegna un codice che può essere un codice Quindi il verde, un codice codice chi lo giallo, assegna? Lo assegna la centrale. l'assegna alla Dopo aver centrale, sentito, l'operatore, sì, dopo poi. aver fatto l'intervista, viene fatto l'intervista E poi viene all'utente. individuato l'ospedale. Come viene individuato? Una volta Io direi che. che abbiamo due codici. Il primo codice è quello che viene fuori dalla intervista. Quindi questo può essere anche falso, in relazione a quello che Appunto io vorrei. l'interlocutore racconta al nostro operatore telefonico. Questo viene chiamato codice di criticità. Il codice, quello vero, è È il quello che codice di stabilisce gravità, è l'operatore. quello che stabilisce il medico o l'infermiere quando arriva sul E questo paziente. codice a chi viene trasferito? Sempre tramite la centrale operativa. Quindi la Alla centrale centrale operativa, operativa. faccio un esempio, la centrale operativa dall'intervista fa partire un'ambulanza con un codice rosso. Il medico arriva sul posto, fa la visita al paziente e da lì parte o con un codice giallo o con un codice verde in relazione a quella che è la sua Con un codice visita rosso effettiva, potrebbe o con un essere. codice Sì, rosso, ma io cioè dico nel momento in conferma. cui viene stabilito il colore, diciamo il Sì. codice, questo viene trasmesso all'ospedale C'è oppure no. viene. C'è un sistema, in poche parole, in cui effettuata l'intervista, in base al tipo di patologia che viene segnalata dall'utente, viene assegnato un codice. Nello stesso tempo, nel momento in cui l'evento viene trascritto nei Tabulati. nostri computer, direttamente in base alla via, il luogo dell'evento, all'operatore viene mandato un display, una schermata dove ci sono le ambulanze più vicine al luogo dell'evento, per cui l'operatore, in base al codice dato, può mandare vari tipi di ambulanze a seconda del Ma codice. io dico, dopo che c'è questo passaggio, all'ospedale chi lo comunica? Lo comunica l'operatore che arriva in ospedale, qual è il codice? O già c'è un contatto con l'ospedale che No. già. Cioè Per quanto riguarda i codici rossi, sicuramente dal momento in cui l'ospedale viene sì, viene per i allertato il codici pronto rossi, soccorso sì. per i codici rossi. Ecco, Per i codici questo. rossi viene allertato il pronto soccorso di riferimento e viene detto: Sta guardate che sta arrivando arrivando qualcosa. un'ambulanza con un codice rosso respiratorio, cardiologico, neurologico, a seconda del tipo di patologia. E quindi dico, nei pronto soccorsi Ecco, per c'è. capire quanti medici ci sono alle ambulanze e quante sono quelle sprovviste, per poi capire il ruolo dell'infermiere. Un terzo e due terzi, glielo ho già detto prima. Noi Sì, un abbiamo terzo. 89-90 ambulanze in tutto, di queste 31 sono 31, ecco, su 3, medicalizzate. ecco, perché rifacevo questa domanda? Per capire perché si comprende benissimo che il ruolo dell'infermiere diventa determinante in alcune situazioni. Ecco. Il grado di preparazione degli infermieri. Risponde Sì. Il Caleri, sì. Sì. Allora, grado di gli infermieri. affidamento, indubbiamente, Certo, perché questo è quello che vuole sentire il cittadino. Gli infermieri che operano a bordo dei mezzi del SUE 618 devono avere un'esperienza lavorativa di area critica, area d'emergenza,
e tutti sono formati all'emergenza. Quindi, prima di essere inseriti in questo servizio, devono effettuare dei corsi per l'emergenza extraterritoriale, che sono principalmente tre di base: quello sulla defibrillazione precoce, sull'assistenza, immobilizzazione e trasporto di un politraumatizzato e sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica. Poi esistono anche dei corsi avanzati che vengono effettuati in Italia e ultimamente l'assessorato ha previsto che presso il CEF Passa di Caltanissetta, che è un centro di formazione regionale, sia avviata tutta una stagione formativa per rivedere un pochino le linee guida aggiornate. Ma comunque questo personale non può essere inserito se non ha questa preparazione di base. Ma come avviene il reclutamento di questo personale? Ecco, sì, l'infermiere che desidera far parte del sistema deve essere autorizzato intanto dalla propria azienda, quindi nel rispetto di quella che è la normativa vigente in materia di lavoro. Quindi dopo l'autorizzazione dell'azienda di appartenenza, ecco, devono presentare delle attestazioni che appunto evidenzino, quindi che attestino che loro abbiano effettuato questa preparazione. Quindi allora ma è personale, non è personale che proviene solo dal civico dove no. Voi avete la sede operativa, no. Può provenire anche da altri, dagli ospedali del bacino, ospedali. Sì, del territorio nostro, sì. Siciliano, sì, del nostro, delle due province di Palermo e Trapani, sì. In questo caso nostro. Lo stesso ragionamento avviene per i medici, come vengono reclutati i medici, direttore? I medici sono in regime di incentivazione. Abbiamo detto, sì. Sì, ma come avviene il reclutamento? Noi in centrale operativa ne abbiamo 11 che sono dedicati. Dedicati significa che sono dipendenti. Della struttura Arna Sicilia. Ma io dico, se c'è un medico che vuole entrare a far parte del 118, sì. Che già è dipendente di una struttura ospedaliera, sì. Come può accedere? Può, diciamo? Accedere solo se è un anestesista rianimatore. Ah, ecco, questa quindi è una cosa importante. La condizione sine qua non è tra questa. L'altro, voi, cioè, due deve essere dipendente. Voi due siete due anestesisti, sì. Quindi, diciamo. Noi siamo dedicati però, esatto. In quanto dall'anno scorso la centrale operativa 118 Bacino Palermo-Trapani è una unità operativa complessa di Arnas Civico. Ho capito. Dell'ospedale e ha 11 medici dedicati, che sono 11 anestesisti rianimatori. Mentre gli altri, se vogliono partecipare, cosa devono fare? Devono fare una domanda. Loro devono essere, fanno una domanda chiaramente a me, al direttore, devono essere anestesisti rianimatori del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi se è un anestesista rianimatore che opera presso una casa di cura, anche se convenzionata, non può fare parte di questo, ecco. Obiettivo. Per adesso abbiamo parlato dell'organizzazione, ci siamo sforzati. Io aggiungerei un'altra, prego. Cosa che è essenziale. Nei mezzi non lavorano soltanto anestesisti rianimatori, ma lavorano anche medici dell'emergenza territoriale, chiamati proprio medici est, emergenza sanitaria territoriale. Questi sono dipendenti dell'ASP, dell'azienda sanitaria provinciale, e che lavorano presso le nostre ambulanze medicalizzate. Sempre in regime di incentivazione? No, no, questi sono i medici della ex guardia medica. Ho capito. Sono l'ex guardia medica, cioè, che è diventato. È complesso. Abbiamo capito che è un sistema abbastanza complesso. Consideri, sì. Lei una cosa, che su 31 ambulanze medicalizzate che abbiamo detto prima, soltanto 6 hanno l'anestesista rianimatore. Le altre 25 c'hanno il medico dell'emergenza territoriale o l'infermiere. Speriamo di avere dato un'informazione più completa. Io però dico, abbiamo parlato sino adesso però di fatti, diciamo, positivi, ma è chiaro che in un'organizzazione così complessa possono capitare degli inconvenienti. Ecco, quali sono gli inconvenienti più comuni? Lo chiediamo a Fabio Genco. Sì, intanto volevo sottolineare il concetto proprio di 118, dico, come diceva il nostro direttore, dico, al di là del trasporto del paziente dal luogo dell'evento in ospedale, da sottolineare, la cosa più importante da sottolineare è che noi portiamo un pezzo di ospedale sul luogo dell'evento, che è fondamentale. Mentre prima, dico, si utilizzava una macchina con il fazzoletto uscito dal finestrino, certo, per portare il paziente al pronto soccorso, adesso, dico, è cambiato col sistema 118 proprio il tipo di intervento che noi facciamo, perché noi andiamo a portare un ospedale, certo, riduciamo, cioè,
il tempo di trattamento del ecco, paziente c'è un stesso. Aiuto più immediato. È un aiuto più immediato perché infatti anche il paziente, dico, se non viene stabilizzato sul luogo dell'evento, il paziente non si sposta per andare a correre ecco, subito diciamo, nell'ospedale. Gli inconvenienti, quali sono gli inconvenienti che riscontrate maggiormente in questa vostra attività? Allora, sicuramente l'inconveniente principale è quello del, come parlavamo prima, dico, di quello che è la descrizione dell'evento da parte del familiare, del congiunto del paziente che sta male, nel senso che si amplifica perché c'è il panico, c'è questa richiesta immediata di intervento che sicuramente amplifica, quindi dico, determina magari l'attribuzione di un codice rosso a un paziente che poi magari quando si arriva sul posto parliamo di un codice verde o un codice iniziale di giallo, possiamo così dire. Per cui dico, magari viene inviata l'ambulanza col rianimatore, un'ambulanza dico col medico a bordo, mentre sarebbe stato più opportuno mandare un'ambulanza con autista soccorritore. E questo dico è un fatto negativo perché magari dico, se in contemporaneo, subito dopo, c'è l'esigenza di avere l'ambulanza con il rianimatore, l'ambulanza è impegnata perché c'è una cosa questa... che abbiamo un pochettino vissuti tutti. Praticamente quando il paziente arriva con l'ambulanza al 118 ha pure una corsia privilegiata al pronto soccorso. Ecco, perché è chiaro che voi avete un rapporto diretto col pronto soccorso. È realmente così? Quindi bisogna incentivare il fatto di chiamare il 118 oppure bisogna andarci da solo al pronto soccorso? I pronto soccorsi sono una criticità del sistema, ma una criticità dovuta non al pronto soccorso, ma al fatto che la gente si riversa nei pronto soccorsi senza un criterio. Possibilmente dovrebbero essere maggiormente filtrati dal medico di base o dalla guardia medica in determinati orari del giorno. Ma voi che tipo di rapporto avete con il pronto soccorso? Cerchiamo di fare il massimo per avere il massimo della collaborazione, quindi per poter dare un aiuto anche al pronto soccorso stesso. Ma dico, c'è questa idea appunto che arrivando il paziente in ambulanza col 118 finisce per essere insomma visto prima dai medici oppure... Dovrebbe essere così, ma alcune volte accade, non accade, perché il pronto soccorso di suo è diciamo tra virgolette intasato da codici con una certa priorità, quindi chiamiamoli codici rossi, e l'ambulanza che arriva magari con un codice verde resta in attesa che si liberi qualcuno per poter certo, dare una domanda che io generalmente faccio spesso è quello dell'aspetto psicologico, ecco, lo volevo chiedere a Sergio Spitaleri, e quanto incide diciamo il contributo dal punto di vista psicologico dell'infermiere soprattutto in rapporto appunto all'ammalato e ai familiari dell'ammalato? Direi che l'aspetto psicologico nel campo assistenziale è fondamentale, soprattutto se pensiamo che si opera in un ambiente extraospedaliero, quindi sulla strada, a contatto con le varie realtà e quindi con le conseguenti difficoltà. Ecco perché è importante una preparazione di base. In questi corsi e in questo percorso formativo viene spesso curato anche il modo di approccio psicologico all'ambiente. Ecco perché, come dicevo prima, è necessario che questi infermieri abbiano un'esperienza di area critica e di area di emergenza, perché sicuramente assistere alcuni pazienti con, per esempio, un paziente traumatizzato, ecco, assisterlo sulla strada, gestirlo, sicuramente coinvolge in modo valido, psicologicamente, in modo serio, quindi l'aspetto emotivo della persona, dell'infermiere in questo caso. Quindi, noi li prepariamo anche ad affrontare questi aspetti. Ecco, alcune ultime cose, se non abbiamo detto qualcosa, volevamo parlare dell'elisoccorso. Due battute perché abbiamo poco tempo. L'elisoccorso è efficiente oppure ci sono problemi? No, diciamo che noi... Quanti elicotteri ci sono a disposizione? Noi abbiamo tre elicotteri. Tre elicotteri. Dicevamo qui a Palermo, a Bocca Sempre di Falco. Sempre parliamo per Palermo e Trapani. Nella regione Sicilia ne abbiamo sei. Intalleria e tutta la regione. Però dico, per le cose che abbiamo detto, voi operate Palermo-Trapani, sì. Però ci sono le isole che fanno capo anche sì. A voi. Quindi i tre elicotteri servono per raggiungere queste... Sì.
isole. Sì. E sull'elicottero abbiamo detto... Gli elicotteri sono composti da due piloti, da un rianimatore e da un infermiere specializzato in emergenza. E loro svolgono... Non c'è il medico sull'elicottero. Non c'è il rianimatore. Ah, il rianimatore, rianimatore. C'è il medico, sì, rianimatore. Si vengono effettuati i servizi cosiddetti primari e secondari. Primari in cui l'elicottero con il personale, con l'equipe va sul luogo dell'evento, che sia un incidente stradale o nel bar. E poi secondari, quando... secondari invece quando c'è un trasferimento da un ospedale verso un... Facciamo concludere brevemente 30 secondi al direttore, cosa non abbiamo detto o che cosa si augura? Io spero che la gente conosca, abbiamo parlato di colori, sì, però non abbiamo detto per esempio che il bianco è il meno grave, il rosso è il più grave. Quindi quando parliamo di colori, no, volevo precisare questo fatto. Mi sono reso conto che forse non siamo stati molto chiari, ma non per, diciamo, per la complessità difetto, per la complessità del sistema. Nemmeno io immaginavo che fosse così complesso, però avvertivo l'esigenza di parlarne proprio per informare. Magari possiamo rivederci, rivederci e riparlare magari dettagliatamente di qualcuno. Per esempio proprio dell'elisoccorso. Esatto, di come funziona. Potremmo aggiungere anche qualche cosa sulle reti. Lo so, però il tempo stringe. Va bene. Per questa sera vi ringrazio, ripeto, spero che i telespettatori abbiano seguito almeno in parte quello che abbiamo detto. Abbiamo tentato di essere più chiari possibile con molte difficoltà, però vi ringrazio veramente e ringrazio quelli che ci hanno seguito. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera.